Renzi fa, a mio avviso, propaganda, finora solamente tagliato, tagliato pesantemente ai comuni, tagliato in particolare alla città di Napoli, anche l'operazione degli 80 euro alla fine erano ulteriori tagli ai comuni, non ci credo che riduce le tasse, lo stesso frasario berlusconiano, io so che finora con i tagli ci sta un po' alla volta strangolando, strangola le nostre comunità. Perché non si è più in grado di garantire servizi, non si possono fare bilanci, non si possono dare risorse aggiuntive per scuole, per strade, per manutenzione. Insomma, sta facendo un poco quello che la Troica ha fatto col popolo greco. Quindi io sono molto critico perché sono solo annunci per fargli recuperare a suo avviso un po' di credibilità, invece è mera propaganda. Finora abbiamo visto tagli e annunci e addirittura ulteriori tagli che si prevedono. Noi infatti in queste ore dobbiamo approvare bilanci che non, in condizioni veramente di estrema difficoltà, nonostante in tutti questi anni, penso a Napoli, quello che abbiamo fatto, abbiamo risanato, ci cioè abbiamo messo coraggio, onestà, forza, da soli, nonostante tutto, nonostante i governi liberisti, nonostante Renzi, però credo che adesso sia in atto una strategia politica, qualcosa di diverso. Il governo ha paura di queste esperienze dal basso, anche politiche, e cerca di mettere il piombo sulle ali di chi sta cercando di decollare con onestà, sconfiggendo il sistema criminale, sconfiggendo quel sistema che come dire, impedisce anche alla gente di poter credere fino in fondo alla politica. Basta vedere quello che è accaduto a Roma e quello che è accaduto in altre parti del nostro paese. Quindi noi siamo molto molto critici e siccome le parole dette così spesso possono essere, secondo qualcuno, dettate dalla rabbia, ho voluto lasciare a un approfondimento meditato la mia riflessione, la lascio sul profilo Facebook, magari me l'andate a prendere, così quello è il mio pensiero reale in questo momento.